le dicevano guarda il sole, ma lei vedeva neve cadere dal suo cielo. Come detto, in questo primo compleanno di contenuti speciali, dico il primo perché tanti altri ne festeggeremo insieme, ne sono sicuri, abbiamo il piacere di avere con noi Giordana Engi. Per lei una carriera che è iniziata da giovanissima, perché lei è giovanissima, e però ci sono già state delle tappe importanti. Ci racconti un po', insomma, come è andata finora la tua passione da artista? Innanzitutto ciao a tutti. Io ho cominciato che ero proprio piccola, avevo 13 anni, ho cominciato a scrivere, tradurre testi, prendevo la chitarra, suonavo, e da quel momento non ho più smesso. E poi, diciamo, l'evento che ha cominciato a farmi lavorare proprio in questo ambiente è stato Sanremo. È tutto molto casuale perché ero senza etichetta discografica. Era l'anno in cui potevi mandare una canzone su Facebook e ti votava il pubblico, praticamente, cioè voi. E sono passata, sono arrivata davanti a Morandi, sono passata anche lì, in quell'audizione lì, e da lì poi, insomma, è cominciata, diciamo, questa meravigliosa avventura, e che, insomma, ha comportato tanti ostacoli, tante difficoltà. Però quello che ti dicevo prima, insomma, perché noi intanto abbiamo un po' chiacchierato, che l'amore per quello che fai non ha scopi, e quindi viene automatico poi fare nuove cose, incontrare nuova gente. Come si dice, faccio cose, vedo gente. Poi però nella tua carriera, che, come hai detto tu, insomma, lunga, perché nel senso hai fatto lunga la tua carriera, hai fatto un po' di cose, e ritorna il Festival di Sanremo. Di solito ho sempre visto fare il contrario, c'erano autori di Sanremo che poi improvvisamente arrivano come artisti, tu stai facendo il contrario. Sì, è una cosa bellissima. Abbiamo saputo da poco che Nina Zilli quest'anno canterà una canzone che insomma, di cui sono autrice, quindi è una soddisfazione grandissima, insomma. Però adesso passiamo anche a quello che tu fai, non soltanto come autrice ma anche come interprete. Che succederà, a parte ora questa cosa di Sanremo che seguirei con passione e cuore? Esatto, lo faremo anche noi a questo punto. Ecco, invece come interprete cosa succederà nei prossimi mesi? Sai, dopo Sanremo non è facile perché ricadi proprio giù, no? Comunque quando ero, adesso faccio 24 anni, la settimana prossima ce ne avevo 17, era il mio sogno. Catapultata proprio, veramente Sanremo è una realtà assurda. Non so i talent, però Sanremo è ancora di più, perché poi è una canzone tua, c'è questa attenzione, vieni trattata anche con molto rispetto, c'è questa. E quando poi torni a casa, e poi insomma è una situazione particolare, quindi era veramente un vuoto proprio grande, e ho fatto fatica poi a capire, cioè a togliere tutto quello che non mi serviva, cioè la fama, cioè tutte queste cose che ti insegnano a rincorrere, ma che di cui non mi interessa niente, non mi è mai interessato. Beh, da questa ultima risposta avete capito perché lei è qui a Contenuti Speciali, perché questo progetto che abbiamo fatto tutti insieme si chiama Contenuti Speciali, perché quello che ci interessa sono i contenuti e che siano speciali come sono i suoi. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Continuiamo a parlare di contenuti speciali, questo nostro primo compleanno, e per me è veramente un piacere e un onore avere Natalie qui, perché con lei ci facciamo una bella chiacchierata e parliamo, insomma, di un artista dove, quando ci sono i contenuti, lei veramente ha improntato tutta la sua carriera sui contenuti, o no? Ma con un'introduzione così non so cosa dire. Beh, però intanto grazie, che fa piacere. Ma cosa posso dire? Per me il filo conduttore di quello che faccio è cercare di fare ciò che amo, e con la mia verità, cioè con quello che poi è quello che sento di fare, senza troppi compromessi, ecco. Poi ognuno segue una propria strada, quello è l'importante, secondo me, il fatto di non perdere il proprio centro, in un certo senso, quindi, e portare se stessi.
E Natalia non l'ha perso perché voi la ricorderete sicuramente ad X Factor ed è stata l'unica finora che è riuscita a vincere con una propria canzone, quindi qui parliamo proprio di un punto di rottura di come noi abbiamo visto che si potesse fare, tutti ce l'hanno fatto vedere, lei per prima e poi ci hanno detto però non si fa più, quindi no, c'è stata questa cosa. Mi parlava prima Giordana del fatto di Sanremo, di quei giorni pazzeschi e poi improvvisamente il vuoto, ecco, hai dovuto anche tu affrontare una situazione artisticamente parlando, perché parlo proprio dello scrivere dopo quell'esperienza che è stato un lancio improvviso per la tua carriera, poi? Ma allora, l'ho sempre visto come un momento chiaramente consapevole anche che fosse un po' il fuoco, la fiammata che poi fosse comunque destinata a riassestarsi in un modo più normale, se vogliamo. L'importante secondo me è tornare e continuare a fare musica senza farsi abbagliare per forza, no? dalla luce dei riflettori, che sono una cosa bellissima e anche utile sicuramente per tanti versi, perché permettono di portare la propria musica a un pubblico più vasto. Poi è chiaro che quando insomma, si incontra Natalia di X Factor si parla, perché quando hai un'esposizione mediatica così forte la domanda l'intervistatore deve farla, però poi lei ha fatto tante altre cose, parliamo di Raffa, parliamo di Battiato, insomma ha avuto una carriera e delle contaminazioni importanti proprio per questo suo aspetto, no? Nel senso che lei è una che scrive, poi sa scrivere in tre lingue diverse, è un vulcano, e quindi adesso voglio che mi parli del tuo progetto pronto. Un nuovo album. Ma intanto è già pronto, è durata tanto questa gestazione, è stata anche faticosa, devo dire, inaspettatamente più di altre volte, però ha tirato fuori anche un po' un mio lato di, come posso dire, artista a tutto tondo, nel senso ho cercato almeno di essere una sorta di architetto del mio nuovo album, sembra una parola un po' inconsueta, ma l'idea è quella di, è stata per me non solo quella di comporre musica e scrivere le parole in testo, diciamo, delle canzoni, ma anche di lavorare su quella che è la struttura delle canzoni, una preproduzione, anche arrangiamenti, perché poi ho lavorato anche su una buona parte degli arrangiamenti del nuovo album, e togliendomi anche un po' di, come dire, sfizi, perché mi sono ritrovata a arrangiare parti di archi e altro, mi sono divertita a fare finta di suonare il basso, non sono una bassista, ma ho trovato magari una parte di basso che è poi quella che poi è stata poi risuonata da chi di dovere all'interno delle registrazioni. Devo dire, forse per la prima volta ho preso un po' tutto in mano, non solo io ovviamente, anche avvalendomi della competenza di altre persone dove io non potevo assolutamente arrivare, ma ho fatto più del solito e sono felice di questo. È stato faticoso, ma ne è valsa la pena, quindi vedo l'ora di farlo ascoltare, perché il titolo ce lo puoi dire, oppure siamo in top secret ancora? Ancora top secret, tutto top secret, una data, niente. Manca poco, beh, comunque quest'anno, nei primi mesi dell'anno. Oh, perché quest'anno se è troppo, fino a dicembre quest'anno è iniziato da 6 giorni. No, anche perché non vedo l'ora, perché è stata una lunga gestazione e non per niente adesso è il momento proprio di far, come dire, partire la creatura per il mondo. Se prima avevamo un minimo di curiosità, ora potete capire come la nostra curiosità per questo disco sia alle stelle. Intanto grazie per essere stata qui con noi, e soprattutto per aver dato a Contenuti Speciali il tuo contributo, che per noi è meraviglioso e importante. Piacere, veramente, è una bella situazione, quindi anzi continuate così.